Ciao ragazze, nuovo video. Accendo anche questa luce perché quella bianca comunque non illumina abbastanza, secondo me. Benvenute in un nuovo video. Questo qua sarà principalmente un video chiacchiericcio, un video mi preparo con voi. Vorrei anche stirarmi i capelli, spero di farcela, perché mi sto preparando alla bellezza delle 5 e 5. Perché vado a mettere un po' di correttore, questo qua che ho ricomprato della Maybelline New York, quello il cancelletà, che adoro. Era tantissimo che non lo prendevo perché non è tra le cose più economiche, però un po' di tempo fa ho trovato un'offertina al Carrefour e l'ho ripreso. E quindi andiamo a cancellare un po' di stanchezza, mettiamola così, un po' di sonno arretrato. E cosa vi volevo dire? Vabbè, qua sono un po' arrossata perché mi sono ritoccata le sopracciglia, ma molto velocemente, perché come avrete notato da diversi video le ho veramente brutte. Non ho problemi a dirlo, ho delle sopracciglia brutte, nel senso che non ho una bella forma. Mi piacerebbe, appena potrò, andarle a fare bene e poi mantenerle io, vedremo. E tra l'altro non trovo neanche più la mia spugnettina, quindi vabbè, vado a tamponare così e poi metterò il fondotinta. Non so dove sia finita, avevo la spugnetta quella apposta per correttore fondotinta, ma chissà dove l'ho lasciata, in qualche borsa, in qualche beauty, ma non riesco più a trovarla. Detto ciò, mamma mia che faccia, vado a ristrutturarmi un pochettino perché stasera, vi dicevo, uscirò con la mia amica Silvia, perché ahimè lei tra poco partirà, proprio si va a trasferire e quindi saremo lontane, non ci vedremo per un po' di mesi, quindi sarà veramente difficile non vedersi per tutto quel tempo lì. E quindi quando è a Torino cerchiamo sempre di vederci. E mi ha invitata fuori a mangiare, penso che andremo a mangiarci il sushi, perché lei quando mi invita fuori vuole sempre mangiare il sushi. E niente, quindi andremo a un sushi che c'è qui vicino a casa mia, che è molto buono e molto economico, perché ha il menù, quelli lì che conoscerete molto bene, gli all you can eat. Ne ho messo un pochino troppo, però ho una pelle veramente distrutta e stanca, proprio mi vedo stanca ultimamente, ho sonno, ho tanto sonno arretrato, però sono sicura che adesso che manca poco allo svezzare la bimba, secondo me recupererò alla stragrande. Il mio latte mi sta abbandonando, nel senso che sì, c'è, ma con lo svezzamento rimarrà praticamente una sorta di merenda coccola, ecco, non sarà più un pasto esclusivo ovviamente, quindi non andrò più a farmi le nottate e la cosa un po' mi consola, nel senso che potrò recuperare qualche ora di sonno in più. E niente, anche perché ahimè con due figli recuperare il sonno anche solo quando dorme lei è praticamente impossibile, perché quando lei dorme il bimbo magari deve fare i compiti, soprattutto adesso che non c'è scuola. Ci fosse la scuola sarebbe un altro paio di maniche. Farò un trucco molto molto semplice come sempre, ormai lo sapete che sono in una fase in cui non ho voglia di fare cose troppo forti, troppo... A volte ho voglia, ci sono delle volte in cui dico, ah, adesso mi faccio un trucco figo, poi dico, ma dove devo andare? Cioè alla fine vado a mangiare con una mia amica, una cenetta anche sul presto, quindi non facciamo neanche buio, ci vedremo praticamente, lei arriverà qui tra un'ora, quindi ho i minuti contati, arriverà alle 6, sono le 5:10 e non faremo appunto nulla di che, cioè nel senso un tête-à-tête tra amiche, si chiacchiera, ci si fa qualche confidenza e si fanno quattro risate insieme, insomma. Quindi non è il caso di fare un trucco iper super pacchiano, troppo carico, insomma. Quindi poi sarò anche con la bimba, tra l'altro, perché me la porto insieme, quindi
insomma, una mamma è bene che non sia eccessivamente, poi si può fare tutto nella vita. Io mi trucco anche pesante. Quando c'era Federico piccolo, capitavano delle serate, seratone con amici e tutto, che ovviamente mi truccavo un po' più strong. Però credo che questa non sia la serata giusta. Detto ciò, sto blaterando già troppo. Non so di cosa parlarvi in questo mi preparo, anche perché mi preparo molto al volo, quindi non ho molto la testa di star lì a pensare che cosa posso raccontare, che cosa non devo raccontare, insomma, è una cosa propriamente libera. E in questo mi preparo volevo raccontarvi un pochettino, visto che è un momento che è stato superato alla stragrande. E magari può essere d'aiuto ad alcune di voi. Vi volevo parlottare, ovviamente in lungo e in largo, non è che so entrare proprio nei dettagli, però insomma, parlarvi del mio periodo difficile che è successo dopo la nascita di Alessandra, il periodo con Riccardo di cui vi ho tanto parlato, il periodo difficile anche magari con gli altri, relazionarmi con gli altri da quando è nata la bimba, un po' perso la testa. Ho fatto una pausa eyeliner perché questo qui dell'Astra che ho comprato, che costava veramente pochissimo rispetto a quello della Pupa, costa meno, però boh, ha una bella punta in realtà, perché ha la punta rigida, secondo me un po' troppo rigida, ed è molto nero intenso, quindi bisogna fare un po' di attenzione ad applicarlo. E ho detto da 2 ore che volevo fare un trucco light e alla fine mi è venuto un come si dice? Insomma, ho fatto la linea troppo alta verso l'interno dell'occhio, quindi ho dovuto rialzarla tutta da tutte e due le parti per non stare a rifare tutto. Quindi alla fine non è che sia proprio così light, ma vabbè. Stasera osiamo, dai, chi se ne frega. Tra l'altro vi volevo far vedere un attimino questo mascara qua, che è quello che mi aveva regalato Ricky. Cioè, guardate che carino, per il mio compleanno me l'aveva preso. Cioè, figata, però non riesco a usarlo piegato, cioè è bellissimo da vedere, ma non riesco ad utilizzarlo, quindi vabbè, lo utilizzo come utilizzo sempre il mascara. Comunque, tornando a noi, il periodo nero, total black, proprio come gli outfit, un periodo veramente total black, nel senso che ho perso un po' la bussola perché io, per chi non lo sa, sono rimasta più giorni in ospedale. Sono rimasta ben 8 giorni. Il giorno in cui dovevo essere dimessa è arrivata l'infermiera del nido, con la bimba nella culletta, come ogni mattina facevano la visita ai neonati e poi te li riportavano nella culletta cambiati, visitati dalla pediatra e quant'altro. Quella mattina in cui dovevo essere dimessa io, puntualmente mi deve cadere qualcosa. Vado a mettere questo qua sulle sopracciglia, il Cabrau dei Benefit, mi piace tantissimo, è quello che mi aveva mandato Sistiana. Aiuto, oggi mi cade tutto, mani di ricotta. E niente, quindi quel giorno sono arrivati con questa culletta con la bimba, con un macchinario che misura frequenza cardiaca e saturazione, e lì mi è crollato il mondo addosso, perché mi segue già, lo sa molto bene. E comunque, se ve lo siete perso, insomma, ve lo racconto adesso. Quindi io lì ho avuto una sorta di depressione. Già comunque quando si è incinta, in gravidanza, ci sono questi ormoni che sono a palla, e nel momento in cui si partorisce, comunque questa discesa, no, improvvisa di ormoni fa sì che si abbia, ho fatto anche un video dedicato a questo, se mi ricordo ve lo metto qui in alto da qualche parte o nell'info box, quindi andate a dare un'occhiata, che se non mi ricordo qui lo metto giù, di baby blues, che è una sorta di tristezza anche immotivata, anche se io ne avevo un motivo. Comunque in quei giorni ero veramente giù di corda, mi veniva sempre da piangere. Piangevo molto molto spesso, una cosa proprio smisurata, cioè come se la mia forza interiore non esistesse più. E quindi insomma, da lì tutto è un po' degenerato. Un pochettino anche con Riccardo, nel senso che per quanto gli uomini cerchino di capirci,
parliamoci chiaro, non riescono, riescono fino ad un certo punto, perché comunque noi siamo donne e loro il discorso ormoni lo capiscono fino a un certo punto e non si rendono conto che magari tanti atteggiamenti sono dovuti a questi squilibri ormonali, ma pensano che siamo noi che siamo delle grandissime stronze. Quindi non è stato facile gestire la cosa, a me a volte veniva da piangere, magari anche senza motivo, perché poi la bimba non aveva nulla di così grave, era semplicemente un discorso di monitoraggio, di controllo per sicurezza, ma anche per noi stessi come genitori, perché comunque tornare a casa con una bimba che desatura mentre dorme non è il massimo della serenità, cioè non avrei proprio dormito. E invece lì almeno qualsiasi problema era al sicuro, quindi in realtà io ero contenta di rimanere lì, cioè preferivo rimanere lì rispettivamente al tornare a casa e rimanere col patemo, oddio cosa c'ha, non respira, corriamo in ospedale, ecco. Quindi boh, vado a mettere, dove ho messo? Metto questo qui prima, diciamo più rosato, sempre della Dior, questo qua semplice, e poi prima di uscire andrò a mettere proprio un rossettino, ma niente di che, anche qua perché poi mangiamo, quindi è inutile. Però magari metto questo che è un po' più colorato, sempre nude comunque, mamma mia che occhiaie, manco il correttore mi salva. Nel frattempo prendo un attimino la piastra, che mi do una sistemata anche ai capelli, anche se ho già caldo, però vabbè, solo che devo staccare la luce, quindi rimaniamo al buio. E niente, quindi appunto abbiamo passato questo momento di difficoltà, perché? Perché una volta superato, io una volta tornata a casa ero felicissima, però mi è successa una roba un po' bruttina, nel senso che sentivo molto il bisogno della presenza di Ricky, ma a livelli morbosi, cioè nel senso tutto ciò che mi dava non mi bastava mai. Mi sentivo sola, mi sentivo triste, felice di essere tornata a casa con mia figlia, ma comunque c'era sempre quella sorta di tristezza, probabilmente avevo un po' di depressione, non lo so. So solo che stavo da cani, apro la porta perché fa caldo, quindi so solo che stavo da cani. Lui cercava sempre di rassicurarmi, sei tranquilla, io ci sono, quella su giù, ma non era mai abbastanza. Quindi magari mi bastava che parlava troppo con gli amici, con le amiche, qualsiasi cosa. Mamma mia ragazzi, io ho bisogno di una tinta, guardate qua come si sono... Non volevo stirarli proprio lisci lisci, volevo giusto, anche perché sto perdendo flotte di capelli. E tra l'altro quella maschera che ho comprato da MD, perché sono così schiacciati... Quella maschera che ho preso da MD è favolosa, quindi ve la consiglio, si chiama, la trovate da MD e si chiama, non ci arrivo a leggere, dopo ve lo dico, è buonissima, è l'olio d'oliva ed è 100% biologica, quindi tanta roba. È già caldo, mi sono già pentita, ma infatti volevo giusto dare una sistemata sopra, levare un po' di crespo, ma non ce n'è tanto con questa maschera. Devo ammettere che sono molto morbidi, nonostante siano mossi, ma vedete sono rimasti molto molto morbidi, quindi ve la consiglio proprio. Poi costa pochissimo, in offerta mi pare 2,49 euro o 2,99. E comunque avete capito, cioè io mi sentivo praticamente abbandonata, anche se in realtà non ero abbandonata. I parenti, magari i parenti che quando ero in gravidanza non ho visto così tanto presenti, alcuni parenti, e quando è nata la bambina vedere che tutti si fiondavano sulla bambina, magari alcuni neanche mi hanno chiesto come stavo, e me la prendevo male. Era proprio una sorta di depressione, anche perché adesso me ne frego altamente, cioè non è che vi dico, non sento questi fastidi estremi come li sentivo in quei momenti, quindi probabilmente lì avevo proprio qualcosa che non andava, una sorta di
anche attaccamento alla bimba quando è nata, che era una cosa, non volevo che nessuno la toccasse. Tutti che la volevano prendere in braccio a me non andava perché poi era appena nata, era il primo giorno che era nata e quindi, boh, non lo so. Come vedrete in quel video lì del baby blues, quindi che vi ho lasciato in descrizione, parlo molto di mia mamma, cioè c'è stato un momento in cui non mi sentivo capita da nessuno se non da mia mamma, che è una mamma solitamente certe cose le capisce meglio di chiunque altro. Nel mio caso è stato così, io continuo a perdere flotte di capelli, ragazzi, meno male che ne ho tanti, ma se vado avanti così rimarrò pelata. E vabbè, fate una colletta qui sotto per farmi una cura, un trapianto di capelli, perché cioè, ragazze, io me ne sento proprio meno, Cioè, ne sto perdendo un casino, sto prendendo le vitamine anche, sto passando da un discorso all'altro, sono pessima. Però c'è cioè, proprio mi rimangono, cioè, guardate. Non si vede, cioè, questo è il risultato. Ne sto perdendo. Vabbè, che sono lunghi e fanno subito massa, però, cioè, se mi spazzolo 3-4 volte al giorno e vado avanti così, boh. Se avete dei consigli da darmi, scrivetemi qui sotto. Io non so più cosa fare, però, lo sento proprio che sono di meno. Infatti sono, a voi sembreranno tanti perché non sono stirati, ma io sento proprio la massa che è più leggera. E sono molto preoccupata, sono sincera, sono un po' preoccupata. Però, vabbè, che vi devo dire, ragazze? Sarà, boh, il cambio di stagione, il caldo, sarà l'allattamento, sarà tutto insieme, ma io più che prendere le vitamine, che devo fare? Tagliarli tanto non serve a niente, nel senso che, cioè, se li perdo sia corti che lunghi. Ovvio che lunghi poi quando ne avrò ancora meno si noterà ancora di più, ma, cioè, so più che fare. Boh. Vabbè, niente. Li lascio così perché non ce la faccio a stirarli ulteriormente, fa troppo caldo, ragazzi, adesso vado a bermi un bel bicchiere d'acqua. Però quello che ci tenevo a dirti e dirvi era proprio questo, che se vi trovate nella stessa mia condizione, purtroppo può capitare, non fatevi prendere dal panico, vi verrà da piangere, vi sentirete addirittura pazze certi giorni e i momenti di crisi di coppia possono capitare quando arriva un figlio, ma assolutamente, cioè non crediate di essere le uniche a cui capita, perché tantissime coppie dopo che hanno avuto un figlio hanno questi momenti di destabilizzazione, hanno bisogno di riprendere il loro equilibrio. Io vi dico, adesso che siamo a quasi 5 mesi della bimba, io e Ricky stiamo bene di nuovo. Abbiamo trovato il nostro equilibrio finalmente dopo un po' di fatica, un po' di insomma momenti difficili, però quello che vi posso dire è che quando c'è l'amore vero, noi ne abbiamo passate veramente tante insieme. In 5 anni posso dirvi che abbiamo passato più difficoltà di alcune coppie sposate da 20 anni, perché dipende sempre che cosa ti capita nella vita. Quindi, senza andare nei dettagli, vi posso dire che abbiamo passato tante difficoltà. E questa è l'ennesima prova che siamo fatti per stare insieme. Quindi, quello che vi posso dire è siate forti, non mollate, non cedete, pensate è un momento e non mollate mai, soprattutto se siete innamorate, come lo siamo noi, io e Ricky, se credete nell'amore, soprattutto anche perché avete appena avuto un figlio, quindi è fonte di gioia, quindi piano piano arriverà anche la gioia, non vi preoccupate, insomma, anche se vi sembra strano, caspita, ho appena avuto un figlio, perché non sono felice? Dovrei esserlo! Il dovrei non esiste, la perfezione non esiste e piano piano tornerà l'equilibrio di coppia e l'equilibrio come genitori. Tempo al tempo, non mollate. Fate come abbiamo fatto noi, che se ce l'abbiamo fatta noi, già fate anche voi. Un bacione, scappo a vestirmi. Ciao!